Sono Daniele Stellin, sono funzionario responsabile al Consorzio regionale per la tutela della pesca a Valle d'Aosta. Nell'ambito del processo partecipato per l'aggiornamento del piano di tutela delle acque, gli elementi più importanti sono probabilmente il fatto di aver iniziato e di aver intrapreso un processo partecipato nell'ambito della pianificazione. Il punto centrale probabilmente è proprio quello di dire pianifichiamo costruendo fin dall'inizio tutti insieme le regole e le modalità che vogliamo darci per gestire la risorsa. L'impatto che mi aspetto dal processo partecipato per la revisione del piano di tutela delle acque nell'immediato è un impatto sul carico di lavoro. Questo tipo di lavori, questo tipo di tavoli di lavoro sono sempre particolarmente gravosi nel momento in cui si tratta di creare e di costruire. Nello stesso tempo però è l'occasione in cui ci si confronta con tutti gli altri portatori di interessi e quindi si acquisiscono conoscenza e consapevolezza sulle criticità, i problemi e gli interessi appunto che gli altri soggetti hanno nella gestione della risorsa idrica. Il coinvolgimento dei cittadini negli aspetti legati alla gestione, alla pianificazione, alla creazione e costruzione di regole è sicuramente un aspetto molto interessante e da perseguire. Sicuramente però ha notevoli difficoltà e presenta molte problematiche. Innanzitutto la difficoltà proprio nel contattare, nel coinvolgere le persone comuni che non si occupano normalmente di questi aspetti. È comunque un tentativo che va fatto. Anche all'interno della cittadinanza ci sono livelli di sensibilità e di conoscenza diverse. Penso per esempio alle associazioni ambientaliste che rappresentano comunque una parte importante della popolazione e che ha un interesse specifico. La cosa più interessante sarebbe però, oltre che questo target, riuscire a coinvolgere anche dei rappresentanti cittadini qualsiasi e in questo senso strumenti come questionari, come serate aperte, come divulgazione di informazione, per quanto possano sembrare delle piccole perdite di tempo o magari avere una scarsa risposta, sono importanti perché fanno vedere che c'è attenzione, c'è sensibilità da parte di chi crea e costruisce le regole nel coinvolgimento. Se poi il coinvolgimento si attua, molto meglio. Se invece la partecipazione è scarsa, è comunque un tentativo che a mio parere va fatto. Il contributo che penso di poter dare, nello specifico, è un contributo sulle competenze tecniche legate agli aspetti di cui mi occupo, quindi la tutela della fauna ittica, la tutela degli ambienti acquatici e cercare di trovare il miglior compromesso insieme agli altri portatori di interessi tra l'esigenza di utilizzare l'acqua e quindi l'esigenza legata agli aspetti idroelettrici, agli aspetti irrigui, agli aspetti idropotabili, tutti gli aspetti di fruizione e l'esigenza invece di tutelare la risorsa naturale, l'ambiente acquatico e quindi mantenere l'acqua in alveo, una certa quantità di acqua in alveo, mantenere la naturalità degli alvei. Nella nostra esperienza il trovare il miglior compromesso tra le esigenze di fruizione e le esigenze di tutela, ci stiamo sempre più rendendo conto che la cosa importante è avere dei riferimenti certi sulla disponibilità della risorsa idrica, sulla quantità dell'acqua in alveo, quindi sulle portate transitanti in alveo, sulle curve storiche di portata. Ci sono ancora molti dati da rilevare, ci sono ancora molti lavori da fare e questo secondo me è uno degli aspetti veramente determinanti nella possibilità di creare delle regole certe e delle regole realmente applicabili alla gestione delle risorse idriche. È molto importante averlo anche nell'ambito dei processi partecipati, perché ognuno ha la propria percezione su quali sono la possibilità di fruire delle proprie esigenze e passare dalla percezione, per esempio, di quant'acqua c'è o di quant'acqua usa qualcuno, al numero, al dato, permette un confronto obiettivo e oggettivo e quindi favorisce molto il processo partecipativo.